Buongiorno dal TG2000, a tutti voi un cordiale saluto. Ecco le principali notizie di questa edizione. Il Papa all'udienza generale del mercoledì dedica la sua catechesi al quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Onorare i genitori accogliendo i loro limiti, sottolinea il pontefice, che poi invita tutti a non insultare mai, mai i genitori altrui. Ancora tensione nel governo fra il vice premier Di Maio e il ministro dell'economia Tria riguardo alla manovra e sulla restituzione dei 49 milioni di euro dei fondi della Lega. Salvini assicura: ogni mese pagheranno i parlamentari. Oggi il CONI porta a Losanna la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. I leader delle due Coree, Kim e Moon, hanno firmato a Pyongyang un primo accordo per ridurre le tensioni, concordando passi specifici per lo smantellamento del nucleare. Soddisfatto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E allora l'udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha dedicato la sua riflessione al quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Bisogna onorare i propri genitori, ha sottolineato il pontefice. Bisogna accogliere con misericordia i loro limiti perché ci hanno dato la vita. Poi, parlando a braccio, Francesco ha invitato tutti a non insultare mai, mai, ha ripetuto, i genitori altrui. Ma per raccontarci nel dettaglio l'udienza generale in piazza San Pietro c'è per noi Cristiana Caricato. Buongiorno Cristiana, ti ascoltiamo. Sì, buongiorno. Udienza generale del mercoledì, è la vigilia del viaggio che il Papa compirà in Estonia, Lituania, nei paesi baltici, e il Papa affronta ancora il ciclo di catechesi sui comandamenti, arrivando al quarto comandamento, quell'onora il padre e la madre, che è nella vita di ciascun fedele un punto importante. E il Papa spiega che cosa vuol dire questo onorare, un termine ebraico che vuol dire dare valore, dare peso ai genitori, e parla proprio del rapporto concreto che i figli devono avere con il proprio padre e con la propria madre, non essere perfetti, dice, ma sicuramente genitori che, anche se non sono stati buoni, hanno avuto il merito di dare la vita ai propri figli, e quindi chiede misericordia proprio per i genitori e invita anche a non insultare i genitori altrui. Sentiamo le sue parole. Onorare i genitori, ma ci hanno dato la vita. Se tu ti sei allontanato dai tuoi genitori, fa uno sforzo e torna da loro. Forse sono vecchi, ti hanno dato la vita. E poi fra noi c'è l'abitudine di dire cose brutte, anche parolacce. Per favore, mai, mai, mai insultare i genitori altrui. Mai. Mai si insulta la mamma, mai insultare il papà. Mai, mai. Fate voi questa decisione interna. Di oggi in più mai insulterò la mamma o il papà di qualcuno. No, le hanno dato la vita, non devono essere insultati. Anche quindi, se tutti i genitori non sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici. Non solo, il Papa mette in relazione proprio la parola felicità con il quarto comandamento e dice che è la prima volta che la parola felicità compare nel decalogo ed è legata proprio alla relazione con i genitori. Tra l'altro parla anche dei tanti santi che non hanno avuto infanzie serene, da Camillo de Lellis a Giuseppina Bachita, da Carlo Gnocchi a Giovanni Paolo II, e a braccio cita anche Nunzio Supplizio, che è un beato napoletano che tra poco sarà proclamato santo. Ma sentiamo ancora le sue parole legate alla felicità, poi la linea può tornare allo studio.
Onorare i genitori porta a una lunga vita felice. La parola felicità nel Decalogo compare solo legata alla relazione con i genitori. Questa sapienza plurimillenaria dichiara ciò che le scienze umane hanno saputo elaborare solo da poco più di un secolo, che cioè l'impronta dell'infanzia segna tutta la vita. Può essere facile spesso capire se qualcuno è cresciuto in un ambiente sano ed equilibrato, ma altrettanto percepire se una persona viene da esperienze di abbandono o di violenza. La nostra infanzia è un po' come un inchiostro indelebile. Si esprime nei gusti, nei modi di essere, anche se alcuni tentano di nascondere le ferite delle proprie origini. Anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici perché il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi ci ha messo al mondo. Grazie a Cristiana Caricato. Proseguiamo ora il giornale con la politica. Rimane la tensione nel governo fra il vice premier Di Maio e il ministro dell'economia Tria riguardo alla manovra e alla copertura delle misure previste dal contratto di governo. Sulla restituzione dei 49 milioni di euro dei fondi della Lega, Salvini afferma che ogni mese pagheranno i parlamentari. E per le Olimpiadi invernali del 2026, oggi il CONI porta a Losanna la candidatura di Milano e Cortina. Il punto della situazione nel servizio di Marco Burini. Cielo grigio piombo sul governo giallo-verde. C'è anzitutto un problema di soldi, con Di Maio molto irritato con Tria. Pretendo che il ministro dell'economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà, ha detto ieri il vice premier prima di partire per la Cina. Ma per ora Tria, una figura di garanzia, un tecnico voluto da Mattarella per rispettare i parametri europei, non intende alzare la soglia del debito al 2% come vogliono i 5 Stelle, che hanno promesse elettorali da saldare, a partire dal cosiddetto reddito di cittadinanza. Un bel rebus. Per far ripartire il sistema bisogna spendere, ma dove trovare le fatidiche coperture alla manovra senza far saltare il banco? La Lega negli ultimi giorni ha fatto capire che ci vorrebbe un bel condono, l'ennesimo nella storia patria, mentre il presidente del Consiglio Conte preferisce parlare di pace fiscale. Intanto la Lega pare abbia trovato qualche soldino per saldare i propri debiti, quei 49 milioni di rimborsi elettorali sottratti allo Stato. 600.000 euro all'anno, ovvero 76 comode rate. In pratica fino al 2094 o giù di lì. Un po' prima, nel 2026, sono in programma Olimpiadi invernali a cui l'Italia si è detta interessata, ma fin dall'inizio c'è stata confusione. Prima le città candidate erano Torino e Milano, poi si è aggiunta Cortina d'Ampezzo, ma si voleva sfilare Milano, quindi, ultimo colpo di scena, esce di scena Torino, anche se il presidente del CONI Malagò lascia aperto uno spiraglio, e rientra la grande Milano, con il sindaco Sala che stamattina rilancia la candidatura. Incendio questa notte in una palazzina di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona, dove ha sede un centro di accoglienza che ospita 24 richiedenti asilo. Nell'esplosione seguita al rogo è rimasto ferito un passante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Tutti i migranti presenti all'interno della struttura sono stati evacuati assieme ad una ventina di residenti. Al momento restano aperte tutte le ipotesi circa l'origine delle fiamme e non si esclude la natura dolosa. E a proposito di migranti, a Salisburgo si svolge oggi un vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Per non avere un nuovo caso 18, il presidente del Consiglio Conte chiede una risposta europea sui migranti, più investimenti nel Nord Africa e la revisione dei protocolli delle missioni Sophia e Frontex. Sentiamo Pierluigi Vito.
sarà un vertice informale e, a giudicare dalle voci che circolano, infruttuoso. L'appuntamento per i capi di Stato e di Governo dell'UE che si apre stasera a Salisburgo non dovrebbe smuovere le acque sul tema immigrazione. La questione sarà discussa dai leader durante la cena, ma ogni decisione concreta dovrebbe essere rinviata al summit di ottobre. L'antipasto intanto si è consumato ieri a Roma, quando il premier Conte ha ricevuto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, presidente di turno dell'Unione. I due paiono concordare sulla necessità di migliorare il lavoro dell'agenzia Frontex per il controllo dei confini europei, con Conte che sottolinea la priorità di arrivare a maggiori investimenti in Nord Africa. Come pure tornare ad affrontare la questione dei porti, in cui sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo e la loro redistribuzione sul territorio degli Stati membri, per evitare un altro caso di Ciotti. Ma è probabile che a Salisburgo, a tenere banco nei discorsi dei leader europei, sarà un'altra frontiera. Quella che Londra vorrebbe ripristinare tra Irlanda e Irlanda del Nord, nodo controverso nelle trattative per la Brexit, insieme ai diritti dei cittadini dell'Unione oltre Manica. Su questi temi dovrebbe essere più facile trovare una compattezza tra i 27 capi di Stato e di Governo. Proseguiamo con la cronaca. Operazione antidroga nel quartiere di San Cristoforo a Catania. Arrestate 8 persone che, secondo gli inquirenti, sono riconducibili al clan Cappello Bonaccorsi, ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Nel blitz sono stati impegnati oltre 50 carabinieri del comando provinciale di Catania. Le indagini hanno portato alla luce una vera e propria cabina di regia dello spaccio, con una capillare attività di controllo del territorio da parte del clan per la gestione dei flussi di denaro e di droga. Andiamo all'estero. I leader delle due Coree, Kim e Moon, hanno firmato a Pyongyang un primo accordo per ridurre le tensioni, concordando passi specifici per lo smantellamento del nucleare. Ci riferisce Federico Plotti. La strada del disgelo tra Corea del Nord e Corea del Sud prosegue nel solco di quanto avvenuto nell'aprile scorso, quando, dopo oltre 60 anni di guerra, minacce e tensioni, i due leader coreani si sono incontrati lungo il 38° parallelo nella zona demilitarizzata che segna il confine tra i due paesi. Due giorni fa il presidente sudcoreano Moon Jae-in è volato a Pyongyang per incontrare, ed è la terza volta nel giro di 4 mesi, l'ormai ex acerrimo nemico Kim Jong-un. Un viaggio sì di rappresentanza, ma anche importante per aggiungere un altro tassello al processo di denuclearizzazione della penisola. Ieri nella capitale nordcoreana i due leaders hanno infatti trovato un accordo per lo smantellamento, alla presenza di esperti internazionali, di un'importante base di lancio missilistica nordcoreana sulla costa occidentale, ma anche la chiusura permanente del sito di Yongbyon, nel quale in questi anni la Corea del Nord ha prodotto materiali e risorse, tra cui l'uranio arricchito, per testare bombe e altre armi. Bisogna rimuovere tutti i pericoli che possono portare alla guerra nella penisola e poi serve ripristinare la vita normale dei due paesi, da troppo tempo divisi, ha detto il presidente della Corea del Sud Moon, che ha annunciato nuovi collegamenti ferroviari, una cooperazione soprattutto nel settore sanitario e il proseguimento dei ricongiungimenti delle famiglie separate dalla guerra. Non solo, le due Coree presenteranno anche un'offerta congiunta per ospitare le Olimpiadi del 2032. L'iniziativa ha subito ricevuto il plauso di Donald Trump su Twitter. L'accordo fra le due Coree è una notizia entusiasmante, ha scritto il presidente americano, annunciando con orgoglio anche il sì di Kim Jong-un all'arrivo in Corea del Nord degli ispettori internazionali. Anche quest'anno, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Gennaro, si è ripetuto a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue del santo. L'annuncio del cardinale Crescenzio Sepe poco dopo le 10 è stato salutato da un lungo applauso dei fedeli radunati di buon mattino nel Duomo di Napoli. Al primo inclino della teca con la reliquia il sangue era già tutto sciolto, ha dichiarato il cardinale Sepe. Sentiamo. Con tanta gioia, con tanta commozione, che do questo annuncio così solenne, il sangue di San Gennaro è sciolto. Il miracolo
miracolo di San Gennaro si è ripetuto. Le parole del cardinale Crescenzio Sepe annunciano la liquefazione alle 10.09. L'applauso inonda il Duomo di Napoli, il santo è vicino alla città e ai suoi cittadini, lo ha dimostrato ancora una volta, ripetendo il prodigio. Un miracolo avvenuto addirittura prima dell'esposizione al pubblico, già dentro la teca all'interno della cassaforte nella cappella di San Gennaro. Durante l'omelia il cardinale si è soffermato sui giovani, ha lanciato un duro attacco contro le istituzioni che non difendono i ragazzi e che li lasciano partire, utilizzando queste parole: i giovani sono sconfitti se sconfitte sono le nostre città. Ma l'omelia è stata aperta da una dura invettiva contro la camorra e le baby gang. Il santo, San Gennaro, è morto giovane e non dobbiamo lasciare che altri giovani muoiano nelle nostre città. E con il sangue di San Gennaro si conclude questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Arrivederci.